Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo, sempre uno degli ultimi a mangiare, ma io sono molto lento. Ho tardato la mia cena perché ho avuto un grande dubbio, una cosa che mi ha sconvolto, non dico la vita, ma quasi. Ho mangiato questo pesce, però onestamente non so se è un pesce maschio o un pesce femmina. Ovviamente Manuel, che è il validissimo collaboratore, mi ha detto, cameriere, che è un pesce maschio. Io onestamente ho qualche dubbio. Allora, o è un pesce bisessuale, allevato in una vasca da bagno, perché era un po' striminzito. Molta pelle, molte spine, ma un pochettino privo di carne. Adesso andrò a chiedere al cuoco, in finale, se ovviamente se è un pesce maschio o un pesce femmina. Ovviamente, cari amici di YouTube, non è il vino che mi fa questo effetto, io sono proprio così, H24. Non posso vedere più Manuel perché sennò la temperatura mi si alza in maniera assolutamente vergognosa. Manuel ogni tanto ha le gote che si arrossiscono e quando succede questo è bello come un raggio di sole. Adesso io vedo Diego, che quest'anno però in questo turno lo vedo molto serio, Diego lo vedo molto silenzioso, come mai? A giugno ti vedevo, no, dico, ti vedo molto serio, molto pensieroso. Al turno di giugno è molto, molto più. C'è una donna che ti ha colpito? No, dimmi perché, c'è qualcosa che non sei il Diego di giugno. Guarda, io sono intuitivo, Sto dicendo che non sei il Diego di giugno, cioè ti vedo un po' più silenzioso, c'è qualcosa, un po' già la stanchezza, c'è qualcosa che ti turba, una donna. No, donne ce n'erano, guarda, sono andati via purtroppo. Bene, allora io in conclusione devo andare a chiedere, per concludere, se il pesce è maschio o femmina. Io ho mangiato un pesce, vorrei chiedere se questo era maschio o femmina. Chiediamo alle queste validissime ragazze, scusatemi. Il pesce che ho mangiato era un pesce maschio o femmina? Si potrebbe chiedere al cuoco? Allora, attenzione, è un momento di grande attenzione, tutti gli amici di YouTube vivono momenti di grande emozione, di grande intensità. Esatto, perché io ho qualche dubbio, che secondo me era un pesce maschio, perché avendo oggi mangiato gli uomini nudi, i lattarini, detti uomini nudi, per me questo qui era un po' bisex, o meglio, questo pesce era strano, c'aveva il codino, c'ha il codino e bisessuale. Sentiamo adesso cos'è che dice il camerino. Ma io, care amiche di internet, internaute, chiamate numerose Manuel, che è un ragazzo così affascinante. Lasciamo anche un telefono di Manuel, non so, il telefono... Comunque, siamo in attesa, è un momento di grande tensione. Devo capire se il pesce che ho mangiato è un pesce maschio o femmina. Se no io, se non so questo, ho una difficoltà proprio temporale. Qualcuno mi sa dire se il pesce che ho mangiato... Ecco, di fronte al quale io mi inchino e bacio la terra che lui quel pesce. E io dico solo questo, dopo che io ho mangiato gli uomini nudi, diamo questa esclusiva proprio assoluta, dopo che ho mangiato, io oggi che pesce c'era? Gli uomini nudi. No, stasera. La sogliola. Stasera c'era la sogliola, attenzione, è un momento di grande emozione, sono anche profondamente emozionato, la sogliola che ho mangiato, un pesce maschio o un pesce femmina? Femmina. Da che cosa si capisce che era femmina? Cioè aveva la cosina? Sì, diciamo di sì. Ok, allora io posso dormire tranquillo, secondo me era bisessuale. No, sicuro non lo so. Non si sa. Benissimo, grazie molte, complimenti ancora per le crespelle squisite. Squisite. E poi, metti una buona parola, così affascinante Manuel, metti una buona parola, Samuel per Paolini, sì. Se stasera ha bisogno di un massaggio, di un pedicure, un manicure, io a qualsiasi ora mi sveglio di notte. Va benissimo. Benissimo, allora io vado a salutare anche gli altri ragazzi e sono veramente, buonasera, sono veramente contento di aver scoperto, ma quello è uno degli assistenti? Ma complimenti perché mangiamo benissimo. Allora, io avrei pagato una bottiglia di champagne
qualcuno me la può fornire, gentilmente? Ecco lo scontrino, eccolo qua. Sì. Grazie. Adesso vediamo se c'è.